Meraviglie, mi fa capire, è molto importante stare al di qua, nel senso di essere, diciamo, nel mondo reale, di non perdersi negli istituti, nel modo di parlare, magari in università, accademia, eccetera, che lì diventano problemi poco comprensibili. Io faccio rispondere alle domande che mi pongo anch'io, che ponete anche voi, sull'origine dell'uomo, su cosa è successo, come facevano i velieri nel Rinascimento, su quelle curiosità, le sfigolature, anche la grande storia, vuol dire la prima guerra mondiale, gli sbarchi in Normandia, si fa attraverso le persone. Noi abbiamo fatto una puntata, questa era femministe, sulla Normandia, ed era, non era la prima volta che lo facevamo. Abbiamo rifatto una nuova puntata perché tutti i soldati, quei ragazzi di 20 anni almeno, che sono sbarcati in Normandia, stanno andandosene tutti, perché hanno almeno 90 anni, se non di più. E alcuni ci sono fisicamente, ma non più di testa. Quindi, ma non sto parlando di qualcosa mese dopo mese, giorno dopo giorno spariscono. Quindi siamo andati, abbiamo fatto apposta questa puntata di andare a ritrovarli, sentire da loro le parole, ed è un momento che dal punto di vista giornalistico è particolare, perché stai passando dalla cronaca alla storia, sei arrivato proprio al limite. Tra qualche tempo, e non tanto, non ci sarà più nessuno che ti racconta cosa significava andare a sbarcare sulla spiaggia. In Normandia, come, faccio un esempio, voi tutti, perlomeno i meno giovani, hanno avuto un nonno che diceva cosa significava la prima guerra mondiale, oggi non c'è più nessuno. Quindi di colpo devi andare a leggere i libri, guardare le cineteche, vedere se ci sono delle interviste, delle curiosità. Io invece adesso non posso ancora chiedere a qualcuno. Ecco, e rispondo, ma questo qui non è più che un servizio pubblico, un servizio, diciamo, per la collettività, per raccogliere questa esperienza dei nonni e tenerla viva, raccogliere gli ultimi tittoni e tenerli per sempre caldi. Ecco, questo credo che sia una cosa che va al di là degli ascolti. Cioè, io devo essere sincero, non facciamo mai delle scelte per gli ascolti, ma le facciamo per il cuore, perché poi ci accorgiamo che quello che piace a noi, il nostro cuore, è esattamente quello che piace alla gente. L'emozione, il sentimento sono qualcosa di molto molto importante, e in Italia diciamo una cosa molto.